Che cosa faremo domani contro la Spagna? Io direi un 2-0, va. Un 2-0 per chi? Per l'Italia, giustamente. Ma si bilancia facilmente? Sì, sono fiducioso della squadra. Senta, oramai ha battuto le migliori. Sentirsi fiducioso per la squadra non è determinante il fatto che la Spagna è ancora la capolista del mondiale precedente. Però l'Italia ha dimostrato di non essere inferiore. Ha dimostrato di non essere inferiore, però quel 2-0, quel 2-0 è deciso, crede proprio, è una sicurezza, perdoni, è una sicurezza da fan, da tifoso dell'Italia, o una sicurezza sportiva, calcisticamente parlando? Una sicurezza tecnica proprio. Quindi calcisticamente? Calcisticamente penso che l'Italia ce la può fare, abbondantemente. E dove peccherà la Spagna? Qual è la il difesa, punto? La difesa peccherà sicuramente la Spagna. La difesa perché non è adatta, lei dice? No. Il gioco che fa l'Italia, la difesa della Spagna non è altro. Chi segnerà? Ma io vorrei di Natale. Io chi segnerà? Che segnerà Brillo e Di Natale. Quindi se allora, meritano, allora sicuramente giocatori proprio. Sicuramente vinciamo? Sì. Vuole salutare Teleweb Napoli. Teleweb Napoli, saluto da Portici. E Forza Italia. Che non è tifoso dell'Italia. No. Non sono, ecco, non è che non sono tifoso, ecco, mi piace seguire la nazionale, ma non sono tifoso del calcio. Ah, il risultato più o meno di domani contro la Spagna? Secondo me per la partita che mi hanno avuto il piacere di seguire, ho visto che hanno giocato benissimo. Gli italiani o gli spagnoli? No, anche gli italiani. Gli italiani. E credo che ci sono molte possibilità di poter portarsi a casa anche la vittoria. Credo che noi... Faremo i tempi supplementari? Ma io spero di no, se no, insomma, se pure arriveremo a quello, insomma, se c'è la buona short che ci ha seguito fino adesso, ma poi vedo che il gioco sia stato abbastanza buono quest'ultima partita che hanno fatto. Insomma. Comunque vengo il migliore? Certamente, è importante sportivamente. Sportivamente. Perché anche la Spagna si è comportata discretamente. Sì, Monti. Ieri ha fatto un colpo? Ieri secondo me, ecco, diciamo che si è imposto abbastanza bene. Si parla dell'Italia, anzi domani abbiamo un incontro, uno scontro quasi, una partita importante. Con la Spagna. Con la Spagna. Cosa faremo? Si vince 2-0. Italia, domani è una giornata bellissima. Bellissima. Come la vede lei? Con tante speranze di cose buone da parte della nostra squadra. Diciamo. La Germania invece? La Germania è stata la nostra vittoria. Per noi doppia vittoria. Europei per noi è stato quello. Terza vittoria. Sì. Germani, Monti, l'europeo in linea di massima, quindi siamo andati bene. Noi si aspettava la vittoria proprio, la vittoria proprio per batterla sta benedetta Germania. Non l'europeo, ma la vittoria era importante. Era importante. Domani che facciamo? Domani dobbiamo vincere. Dobbiamo? Da guappi? Proprio da guappi? Quindi Torelli, i Torelli saremo noi domani, non loro, esatto. Sì, vuole salutare? Voglio salutare tutti gli amici di Teleweb Vision Napoli. Teleweb, ripeto, Vision Napoli. Senta, è l'Italia che ha fatto tante partite già. Sarà, la troviamo stanca domani o no contro la Spagna? L'Italia praticamente sarà un po' stanca perché ha fatto anche i tempi supplementari con l'Inghilterra per qualificarsi poi con la Germania. Io direi che tutte le squadre hanno la stessa intensità come gioco. Lo stesso tipo di gioco? Solo che noi abbiamo una cosa importante, a prescindere dalla melina che fa spesso la Spagna, noi eravamo in linea di massimo tempo fa i maestri, però quest'anno noto, con questa squadra noto un'aggressività mai vista in passato. Allora io penso che l'Italia abbia qualcosa in più rispetto alla Spagna, anche se la Spagna è una grandissima squadra, però l'Italia quando incalza, quando diventa Italia, sa quello che vuole. Arrivederci da Franco D'Ambra, anche ai miei fans perché sono un cantante classico napoletano. Vincerò o perderà l'Italia? No vabbè, io penso che vincerà l'Italia. No vabbè oppure vincerà? Vincerà,
vincerà di sicuro. Sì. Il risultato quale sarà? Saranno 2-0. 2-0 per l'Italia. Sì. Va bene, ci saluta. Ok. Allora, cosa farà l'Italia, signora, domani? Vincerà sicuramente. Per quanto? Lei ha detto 2-0. Io penso 1-0. Allora, cosa farà l'Italia, signora, domani? Vincerà sicuramente. Per quanto? Lei ha detto 2-0. Io penso 1-0. Si parla di vecchie glorie, su vero senso delle parole, ho sentito dire Oronzo Puglisi. Era Roberto Fiore, la De Martino del Napoli, c'è la Ghibe Laura, quindi... Roberto Fiore, che te la prende, è stato il presidente anche del Napoli. Sì. Lei sa di vecchie glorie? Giovanni, giocavo al Foggia, alla Lazio, allo Stampia e con l'allenatore era Oronzo Puglisi. Oronzo Puglisi. Bene, al lunedì gente, al lunedì.